L'hai conquistato, sai? Hai saputo cogliere i suoi punti deboli. No, gli ho detto solo quello che pensavo, sul serio. Sì? Sì. Da quanto ho capito, lui detesta Carolina. È una fissazione. È diventata quasi una mania. Lei si sposerà con mio fratello. Farà parte della mia famiglia. Quindi avrà comunque dei rapporti con tutti voi. Anche con me e con te? Certo, sarà inevitabile. Credo che sarà abbastanza difficile per me. Perché mai? Andiamo, Eva, tu sei una donna moderna, una donna intelligente. Sì, sì, è vero, ma in questo caso non saprei. Qui si tratta del mio uomo. E di una donna che è stata la sua amante. Mettiamo subito le cose in chiaro. Sì, credo anch'io che dovremmo chiarirle, Martin. Perché se noi due ci sposeremo, beh, io non ti lascerò più frequentare Carolina. Ma perché? Che cosa significa? Perché voglio che tu la faccia finita con tutte le tue avventure, le tue amanti. Ma quali avventure, Eva? Stai esagerando. No. Eh sì. No, Martin, io voglio riuscire a riempire la tua vita. Non dovrai più aver bisogno di nessun'altra. Sai perché mi sposo con te? No, non lo so. Davvero non lo so. So solamente che se noi ci sposiamo, dovrei scordare per sempre Carolina. Carolina, non preoccuparti di Carolina. Ormai fa parte del passato. È una storia finita. E visto che stiamo parlando sinceramente, ti dirò che non mi piacciono le imposizioni. Non mi piace sentirmi costretto. Non l'ho mai sopportato. Non ho mai accettato, né mai accetterò. Tanto meno dalla donna che sarà mia moglie. Imposizioni di qualsiasi tipo.